Abbiamo visto durante l'ultima lezione i concetti di stabilità interna secondo Lyapunov. Abbiamo dato la definizione e abbiamo visto qualche esempio per casi semplici nel caso n uguale a 1, quindi casi che potevamo anche rappresentare graficamente. Quello che vogliamo ora studiare è come la stabilità secondo Lyapunov si declini nel caso dei sistemi lineari e tempo invarianti. Ok? Quindi quello che vogliamo fare ora è studiare la stabilità interna, quella secondo Lyapunov, nei sistemi lineari e tempo invarianti. Ok? Questo è quello che faremo oggi. Allora, la classe di sistemi quindi a cui stiamo pensando sono quelli descritti dalle equazioni del tipo x punto uguale ad a per x più b per u. Se vogliamo applicare la definizione di stabilità secondo Lyapunov, dovremmo considerare dei punti di equilibrio. Quindi dovremmo considerare un ingresso costante, un u di t uguale a un certo u segnato, cioè una costante, per ogni t. E dovremmo verificare quali sono eventuali soluzioni del sistema 0, cioè vettore nullo, uguale ad a x segnato più b per u segnato. Ok? Eventuali soluzioni di questo sistema saranno appunto le coppie u segnato x segnato, che saranno dei punti di equilibrio. Per il mio sistema. E fin qua ci siamo. Ora vogliamo capire un attimo con più precisione un sistema lineare. Quanti punti di equilibrio ammette se consideriamo un ingresso costante? O almeno in quali casi lo possiamo distinguere? Allora, cominciamo a considerare dapprima il caso in cui l'ingresso sia diverso da zero, l'ingresso assegnato. Quindi supponiamo che sia assegnato un ingresso costante, ma non nullo, quindi il sistema non sia autonomo, cioè privo di ingresso, cioè abbia un ingresso costante. Allora, in questo caso dobbiamo distinguere due casi. Il primo caso, il determinante della matrice A diverso da zero. O, nel caso opposto, il determinante della matrice A, della matrice della dinamica, uguale a zero. Vi ricordo che il determinante di una matrice è pari al prodotto dei suoi autovalori. Quindi dire che un determinante è diverso da zero vuol dire che la matrice A non ha autovalori nell'origine. Se una matrice non ha autovalori nell'origine, ha un determinante diverso da zero e quindi è invertibile. Quindi nel primo caso la matrice A ha determinante non nullo, quindi è invertibile. E questo vuol dire che se guardiamo questo problema, questo è un sistema di equazioni non omogeneo che dobbiamo risolvere, la matrice A è invertibile, abbiamo un sistema di n equazioni nelle n incognite x segnato, semplicemente in questo caso sappiamo che esiste una sola soluzione, quindi un solo equilibrio. E questo equilibrio come lo calcoliamo? Facendo x segnato, l'unico punto di equilibrio che questo sistema metterà sarà pari a meno a inversa per b per u segnato. Ok? Quindi se abbiamo ingresso non nullo e la matrice A è invertibile, il sistema che stiamo considerando ammette certamente un solo punto di equilibrio e lo calcoliamo con questa formuletta. L'altro caso, determinante invece nullo. Allora qui dobbiamo distinguere ancora due casi. Il primo caso, se il vettore b per u segnato, b è una matrice, u segnato è un vettore, b per u segnato è un vettore, se b per u segnato appartiene all'immagine o al range, non so come l'avete chiamato, della matrice A, quindi può essere ottenuto come una combinazione lineare delle colonne della matrice A, mettiamola così,
Allora, il sistema, questo sistema metterà, il sistema che dobbiamo risolvere, ammetterà infinite soluzioni, quindi il sistema ammetterà infiniti punti di equilibrio. Quali sono questi infiniti punti di equilibrio? Basta trovare una qualunque soluzione particolare, basta trovarne una qualsiasi, chiamiamola x doppio segnato, e a questa possiamo aggiungere un qualunque vettore x appartenente al kernel della matrice A. Visto che il kernel della matrice A non è vuoto, non è vuoto perché abbiamo detto che il determinante è uguale a 0, quindi vuol dire che non è di rango pieno, quindi il suo kernel non è vuoto. Questo vuol dire che esisteranno un certo numero di, cioè una quota parte dello spazio di stato che è moltiplicato per A da 0. Quindi tutte, diciamo, le uniche possibilità di avere soluzione è che questo vettore sia generabile a partire dalle colonne di A. E questo è il caso che stiamo considerando. Cioè, se questo vettore è generabile a partire dalle colonne di A, non essendo di rango pieno, non è detto. Se appartiene, quindi se è generabile dalle colonne di A, allora avremo certamente soluzioni, ma ne avremo infinite, perché oltre a trovare una qualunque soluzione, questa è definita perlomeno a meno di uno scalare, se questo kernel, se questa, diciamo, se qui perdiamo solamente, dove sta? Se questa perde di rango solamente una volta, se perde di rango due volte abbiamo quindi infinita due soluzioni e così via. Quindi ammette in questo caso il sistema infiniti punti di equilibrio. L'altro caso invece, se B non appartiene, B per U segnato, non appartiene all'immagine della matrice A, cioè non può essere generato a partire dalla colonna di A, quindi faccio non appartiene, allora il sistema non ammette punti di equilibrio, cioè non esistono punti di equilibrio. Ok? Questi sono tutti i casi possibili quando l'ingresso è diverso da zero. Quindi passiamo dal caso ho un solo ingresso, ne ho infiniti, non ne ho nessuno. Ok? Questi sono tutti i casi possibili. Vediamo l'altro caso ancora che ho preferito mettere da parte. Supponiamo che U segnato sia uguale a 0, anche questo è possibile, lecito. Cioè suppongo che il sistema sia autonomo, privo di ingresso, quindi vada per fatti suoi, non sia forzato. Allora in questo caso il sistema di prima diventa un sistema omogeneo da risolvere, cioè dobbiamo risolvere un problema del tipo A per X segnato uguale a 0, questo ora è il problema che dobbiamo risolvere. E sappiamo bene che dobbiamo distinguere due casi. Un primo caso in cui il determinante della matrice A sia diverso da 0, cioè la matrice A è invertibile. E in questo caso sappiamo che esiste un solo equilibrio. E questo equilibrio qual è? Zero. Oppure se il determinante di A invece è uguale a 0, allora esisteranno infiniti equilibri. Quali sono? Sono tutti gli x segnato appartenenti al kernel della matrice A che non è vuoto. No? Per definizione il kernel è tutti i vettori che moltiplicati per A danno 0 e quindi sono tutte soluzioni. Va bene, questa è tutta la possibile casistica. Va bene? Quindi vedete, è abbastanza variegata. Abbiamo un po' di tutto, diciamo, nel caso dei sistemi lineari e tempo invarianti. Allora, detto questo, ora quello che vogliamo fare è capire come studiare la stabilità di questi punti di equilibrio, ok? Per fare questo consideriamone uno qualsiasi, ammesso che ce ne sia almeno uno, è chiaro che se non ce n'è nessuno non ci sta niente da studiare, supponiamo quindi siamo nel caso che ce n'è uno solo, che ce ne sono infiniti, però insomma se ce n'è uno prendiamo quello, se ce ne sono infiniti prendiamo uno degli infiniti, uno qualsiasi, non faccio nessuna ipotesi su questo punto di equilibrio, quindi considero un punto di equilibrio U segnato, X segnato, uno generico.
essendo questo un punto di equilibrio, è certamente è una traiettoria, si dice, un movimento costante dello Stato. Questo, così abbiamo definito i punti di equilibrio, no? I movimenti costanti dello Stato generati da ingressi costanti. Quindi è soluzione certamente delle equazioni di Lagrange, che valgono sempre, a maggior ragione valgono anche per le traiettorie costanti. Quindi posso scrivere, se ricordiamo la formula di Lagrange, scriverò x segnato, avrei dovuto scrivere x di t, ma abbiamo detto che una traiettoria è costante, x di t uguale x segnato, uguale a e elevato ad a per t, supponiamo che l'istante iniziale sia 0, quindi t con 0 non lo metto, per x0, lo stato iniziale, ma se abbiamo considerato una traiettoria costante, quindi lo stato iniziale, sempre x segnato sarà, quindi scrivo ancora x segnato, più integrale tra 0, abbiamo detto istante di inizio osservazione, e qualunque sia il t considerato, elevato ad a di t men tau per b, devo scrivere u di tau, in realtà la u in ingresso è costante, quindi scrivo u segnato in de tau, ok? Bene. Ora ricordiamoci un attimo la definizione di stabilità asintotica secondo Lyapunov. Ve la ricordate o ve la riscrivo? Comunque si scelga un epsilon maggiore di 0, esiste un delta maggiore di 0 tale che, a patto di scegliere uno stato iniziale x0 prossimo al punto di equilibrio, prossimo quindi minore, la cui norma, la distanza tra questi due è minore di delta, allora la traiettoria generata, il movimento generato da questa perturbazione che ho introdotto nel sistema, x di t, quindi un movimento che evolve nel tempo, meno la traiettoria nominale, quella costante, quella di equilibrio, x segnato, deve essere minore di epsilon per ogni t, ok? Maggiore o uguale di 0. Questa è la definizione. Allora, applichiamo questa definizione al problema in esame. Quindi cosa devo fare? Abbiamo il sistema in equilibrio, quindi è nello stato x segnato e là rimane, l'ingresso è u segnato e rimarrà là per sempre. All'istante 0 perturbo lo stato, vuol dire che allo stato aggiungo un qualcosina, questo delta, un delta x, e lo vado a perturbare. Quindi genererò un movimento, questo si genera un movimento funzione del tempo perché non sono più nello stato di equilibrio, quindi evolverò nel tempo con quale legge? Sempre quella secondo Lagrange. Quindi scriverò x di t, è il movimento che si viene a generare, uguale a elevato ad a t, per qual è il nuovo stato iniziale? Abbiamo detto il nuovo stato iniziale non sarà più x segnato, ma sarà x segnato più una perturbazione che ho aggiunto, chiamiamola chiamiamola delta x, questa perturbazione, questa delta x è quella che dipende dalla delta, no? Quanto più la delta è piccola, tanto più questo delta x sarà piccolo, ok? Questa è la parte di evoluzione libera. Poi scrivo ancora più, integrale tra 0 e t elevato ad a t men tau b u di u segnato in de tau, e qui in realtà non cambia nulla perché la definizione di Lyapunov di stabilità mi dice di perturbare solo lo stato iniziale, il resto non mi dice di introdurre una perturbazione da altre parti. Quindi ho introdotto questa perturbazione e a causa di questa perturbazione vedrò un movimento nel tempo che non sarà più costante. Cosa ci dice poi Lyapunov? Devo andare a vedere cosa succede a questa differenza qui, no? Devo capire cosa succede a questa differenza. Se questa differenza rimane limitata, diremo che il punto di equilibrio è stabile. Se oltre a essere limitata converge pure a zero asintoticamente, diremo che il punto di equilibrio è asintoticamente stabile, no? Queste sono le definizioni di Lyapunov. Allora, vediamo cosa succede a questa differenza x di t meno x segnato, ok? Allora, il sistema è lineare. Essendo per ipotesi lineare, a questa combinazione lineare di movimenti
posso sostituire questi due valori, no? Posso fare questo meno questo. Trovate? Al posto della x di t sostituisco questo, al posto della x segnato posso sostituire questo. Questa seconda parte è comune a tutte e due, nella differenza si cancella. Mi rimane questa elevata a per t davanti a tutte e due che posso mettere in evidenza. Poi qui avrò x segnato meno x segnato, anzi veramente è tutto al contrario, x segnato meno questo che va via, e mi rimane solo questo delta x. Quindi in conclusione questa differenza se vado a sostituire e elevato ad a per t per delta x. Chiamiamola delta x0 per sottolineare che appunto questa perturbazione è introdotta sullo stato iniziale. Ci siamo fin qua? Ora, di questa quantità, Lyapunov mi dice di fare la norma. Facciamola questa norma, quindi consideriamo la norma di x di t meno x segnato. Questa norma quindi sarà pari alla norma di che cosa? Di questa matrice, matrice esponenziale elevato ad a per t, per un vettore, delta x0, vettore che, diciamo, il vettore che è la parte perturbata, è la perturbazione che ho introdotto, perturbazione che secondo Lyapunov io posso fare piccola quanto voglio, no? È quella che introduco io. Devo garantire che questa sia minore di una epsilon. Prima però di andare avanti, in realtà abbiamo già conseguito un risultato fondamentale. Non ce ne siamo accorti, ovviamente. Se guardiamo questa quantità, la prima cosa che dovrei notare è che rispetto ad u segnato e x segnato generici che ho scelto, qualunque, quindi quello che abbiamo fatto finora vale per qualunque punto di equilibrio, guardate, in questa espressione non c'è traccia né della u segnato, che è sparita strada facendo, ma neanche della x segnato. Cioè, questa non dipende da u segnato, ma neanche da x segnato. Cioè, non dipende dal punto di equilibrio scelto. Che vuol dire? Vuol dire che qualunque punto di equilibrio di questo sistema io vado a studiare, arrivo sempre a questa formula qua, qualunque scelgo. Se arrivo sempre alla stessa formula e da questa formula poi capirò se il punto di equilibrio è stabile, asintoticamente stabile o instabile, se lo faccio per uno, vale per tutti. Quindi per i sistemi lineari, e questa è una proprietà solo dei sistemi lineari, la stabilità di un punto di equilibrio implica la stabilità di tutti i suoi punti di equilibrio. L'instabilità di un punto di equilibrio implica quella di tutti e viceversa. Vabbè, viceversa è ovvio. E l'asintotica stabilità di uno solo dei suoi punti di equilibrio implica quello di tutti. Questo, ed è questo il motivo per il quale, si dice che è il sistema ad essere stabile o instabile o asintoticamente stabile. Okay? Quindi nel caso dei sistemi lineari, a differenza dei sistemi non lineari, si fa sempre riferimento ai punti di equilibrio, perché la stabilità è una proprietà locale dei punti di equilibrio. Però, visto che per i sistemi lineari se ne provo per uno vale per tutti, vuol dire che è proprio il sistema che ha quel tipo di comportamento, è nella natura di quel sistema. Quindi estendo l'aggettivo di stabilità non solo al singolo punto di equilibrio, ma all'intero sistema. Va bene? Non è strettamente necessaria, però per esprimere la formulazione in questo modo, sì, altrimenti diventa molto più complicato, però non è strettamente necessario. Non è quella che diciamo, la proprietà di indipendenza... si complicano abbastanza le cose, ok? È un pochino più complicato, però la proprietà che abbiamo sfruttato fondamentalmente è prima di tutto il fatto delle formule di Lagrange. Le formule di Lagrange nascono, le abbiamo costruite già nel caso di sistemi lineari a tempo invarianti, quindi in qualche modo abbiamo costruito tutta questa dimostrazione a partire da quell'ipotesi, anche se non l'abbiamo esplicitamente usata, abbiamo esplicitamente usata la linearità, però
ci sta anche questo, sennò è molto più complesso. Allora, quindi, da questa osservazione scrivo, e lo metto tra virgolette, che la stabilità è riferita al sistema. Ok? Lo metto tra virgolette. Quindi parleremo di stabilità, instabilità o asintotica stabilità del sistema per i sistemi lineari, premesso tutta questa roba che abbiamo appena detto. Ok, fatto questo, andiamo avanti. Allora, abbiamo ricondotto lo studio della stabilità del punto di equilibrio, ovvero abbiamo detto del sistema, allo studio di questo, di questa norma, norma di elevato ad A per T, delta x0, e abbiamo detto, secondo Lyapunov, dobbiamo verificare se questa è minore di un epsilon assegnata, cioè ovvero se sia limitata, ok? Per ogni T. Andiamo un attimo a vedere cosa c'è dentro questa norma. Dentro questa norma c'è un vettore costante, non dipende dal tempo, no? Questo è un vettore costante finito, un vettore di numeri. Ma tra l'altro li posso anche fare piccoli quanto voglio io, ma non è tanto importante questo aspetto. L'importante è che sia costante. Bene. Oltre a questo c'è la matrice esponenziale, e torna di nuovo questa matrice esponenziale. Questa matrice esponenziale è l'unica che ha una dipendenza dal tempo. Dentro cosa ci troviamo? I modi naturali. Quindi qua dentro cosa ci troviamo? I modi naturali. Ora, da questo capiamo che la stabilità dipende solo dalla matrice A, solo dalla matrice della dinamica, e in particolare quindi dagli autovalori del sistema. Ok, quindi tutto dipende dalla matrice della dinamica. La stabilità è una proprietà che non dipende dalla matrice B, non dipende dalla matrice C, non dipende dalla matrice D, dipende solo dalla matrice A, dalla matrice della dinamica, ovvero dai suoi autovalori in realtà, cioè dai modi di cui è dotato questo sistema. Fatta quest'altra osservazione, andiamo ancora un po' più avanti. Quindi, premesso che dopo tutta questa analisi abbiamo capito che tutto dipende da questa matrice A, quali sono i casi possibili? Riconduciamo, quindi abbiamo detto, ai suoi autovalori, quindi abbiamo tre casi. Primo caso, parte reale di tutti gli autovalori, diciamo con lambda con i gli autovalori, tutti minori di 0 per ogni che va da 1 a n. Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che se vado sul piano di Gauss e vado a riportare tutti questi autovalori, dove vanno a finire? Questo surreale sul complesso e collocati, stanno tutti qua nel semipiano sinistro, frontiera esclusa, asse ma già escluso. Se mi trovo in questo caso, allora che succede? Succede che i modi convergono asintoticamente a zero. Ok? Se i modi convergono asintoticamente a zero, vuol dire che la matrice elevata A per T tende alla matrice nulla, moltiplicata per un vettore delta x0. Io addirittura potevo anche farlo piccolo, ma a questo punto non importa neanche più, può essere pure grande, può essere qualunque volete. L'ampiezza della perturbazione non è influente ai fini della stabilità dei sistemi lineari, e questa è una proprietà di sistemi lineari. L'ampiezza, ripeto, della perturbazione non influenza la stabilità. Potete allontanarvi dal punto di equilibrio quanto vi pare. Se questo è, come in questo caso stiamo verificando, asintoticamente stabile, torniamo sempre al punto da capo. Ok? Nei sistemi lineari non è così. Vi ricordate quello zigzag, quell'esempio con i vari zigzag?
c'era cioè la regione di asintotica stabilità. Se uscivamo dalla regione di asintotica stabilità non tornavamo più indietro. Guardate quella funzione col zig zag, vuol dire che posso perturbare localmente, posso anche dare una certa perturbazione, ma se la perturbazione diventa troppo grande non torno più nel punto di equilibrio, vado a finire ad un altro punto di equilibrio, perché magari ho dato una spinta così forte che lo stato l'ho mandato in un'altra regione della situazione di stabilità, di un altro punto, addirittura una regione di instabilità, e quindi se ne va via. Bene? Quindi un'altra proprietà dei sistemi lineari è che la stabilità non dipende dalla ampiezza della perturbazione. Quindi posso concludere in questo caso che questo equivale a dire, è vero se e solo se, il sistema è asintoticamente stabile secondo la definizione di Lyapunov, quindi stabilità forte, la stabilità interna. Secondo caso, la parte reale degli autovalori lambda con i è minore o uguale a zero per ogni i, però con una postilla: la molteplicità algebrica di j deve coincidere con la molteplicità geometrica dell'autovalore j se l'autovalore lambda j è sulla frontiera. La frontiera vuol dire che sta sull'asse immaginario, no? Quindi o nell'origine, se sono dei poli, cioè se sono degli autovalori nell'origine, ce ne può essere, però al più ce ne può essere, cioè ce ne può essere anche più di uno in realtà, però la molteplicità algebrica è solo a quella geometrica, ok? Stessa cosa per quelli puramente immaginari. Allora, in questo caso che succede? Succede che i modi naturali, alcuni convergono a zero, altri perdurano. I modi quindi o convergono o qualcuno perdura. Ma questo vuol dire che rimane comunque limitato. Quanto rimane limitato? Dipende da quanto ho perturbato. Se faccio piccola perturbazione, diciamo la perturbazione, l'oscillazione che seppur rimane, ma rimane più piccola. Sistema lineare, quanto più è grande la perturbazione, tanto più grande l'ampiezza dell'uscita, no? È lineare, quindi è scala. Quindi se posso scegliere, se è fissato una epsilon, potrò scegliere questa delta x piccola, tale che per questa perturbazione, pur rimanendo, non scompare, ma la faccio piccola, più piccola della epsilon. E quindi in questo caso mi ritrovo nella condizione che Lyapunov definisce di sistema stabile, semplicemente, non asintoticamente stabile. L'ultimo caso da considerare è quello in cui, vabbè, sarebbero gli altri casi, ma facciamo così, facciamo altri. Quindi o c'è almeno un autovalore nel semipiano destro, o quelli che stanno sulla frontiera ce n'è qualcuno che la cui molteplicità geometrica non coincide con quella algebrica. Perché? Che succede in quel caso? Succede che compaiono, andiamo nel caso della giordanizzazione, compaiono quei, purtroppo, quei termini polinomiali che divergono. Okay? Quindi in questo caso avrò qualche modo divergente. E se il modo diverge, potete farla piccola quanto volete la perturbazione iniziale, viene sempre moltiplicato da un esponenziale che va infinito, cioè, o per una t quadro, cioè un termine che diverge, quindi in questo caso non potrò più garantire questa definizione qui, non sarà più limitabile, quindi in questo caso dirò che il sistema è instabile. Ok? Ci siamo? Adesso. Allora, dobbiamo ripetere ora tutte queste considerazioni pari pari con le piccole differenze del caso per i sistemi tempo discreto, perché con l'analisi abbiamo fatto di altri sistemi di tempo continuo. Quindi
con un po' di pazienza. Tutto chiaro, andiamo avanti. Facciamo ora il caso dei sistemi tempo di scritto. Non cambiano tante cose in realtà, però qualcosina cambia, dove andiamo più per differenze, quindi vado un po' più veloce, più spedito, più o meno le cose però sono quelle. Allora, qual è la principale differenza? Il sistema da cui parto ora è del tipo x di k più 1 uguale ad a x di k più b u di k. Ok, questo è il sistema da cui partiamo ora, sistema a tempo discreto. Abbiamo detto, fissiamo un ingresso u di k uguale a un ingresso costante e le traiettorie costanti ora sono quelle per cui x segnato, costante, uguale alla matrice A per x segnato più b per u segnato, che equivale poi a dire che la matrice identità meno la matrice A per x segnato deve essere uguale a b per u segnato, ok? Trovate? Questo è il sistema che devo risolvere. Le soluzioni di questo sistema sono eventuali punti di equilibrio. Ci siamo? Come prima, facciamo i due casi. Vediamo se la u è diversa da 0 o se la u è uguale a 0 e quindi dobbiamo risolvere un problema omogeneo. Partiamo dal primo caso, quindi u diversa da 0. Se u è diversa da 0, abbiamo, come prima, due casi. Primo e secondo caso. Quali sono ora, secondo voi, questi due casi? Determinante di meno a. Perché quella è la matrice che dobbiamo invertire per risolvere il sistema. Quindi, se il determinante di meno a è diversa da 0, che vuol dire che è diversa da 0? Vuol dire che nella matrice A non ci devono essere autovalori unitari. Non ci devono essere autovalori in 1, perché se non ci sono autovalori in 1, questa matrice è sicuramente invertita. Quindi se è diversa da 0, cosa succede? Quindi è invertibile, possiamo dire che esiste un solo punto di equilibrio. Come lo calcolo? È semplicemente invertendo questo problema, quindi ho x segnato uguale a i meno a inversa per la matrice b per u segnato, così calcolo questo unico punto di equilibrio. Ok? Sono accorto di un errore nei miei appunti, poi lo devo correggere. Allora, poi, secondo caso, determinante di i meno a uguale a 0. Questo è il secondo caso. E questo, come prima, dobbiamo dividere due, dobbiamo considerare due sottocasi. Primo caso, se la matrice, se il vettore b per u segnato appartiene all'immagine della matrice i meno a, allora esisteranno infinite soluzioni, quindi esisteranno infiniti equilibri. Quali saranno? Come prima, saranno una soluzione particolare, x doppio segnato, più un qualunque vettore x appartenente al kernel di chi? Di i meno a. Ok? Questo è l'altro caso. Oppure il caso opposto, se b u segnato vettore non appartiene all'immagine della matrice i meno a, allora in questo caso certamente potremmo dire che non esistono equilibri. Il sistema non ammette nessuna soluzione. E poi ci rimane l'altro caso, u segnato uguale a 0, sistema autonomo, che equivale a risolvere il problema i meno a per x segnato uguale a 0, problema omogeneo. Dobbiamo anche qui distinguere solo due casi, che sono il determinante di i meno a diverso da 0 e il determinante di i meno a uguale a 0. Nel primo caso, se è diverso da 0, so che esiste un solo punto di equilibrio.
e questo equilibrio è x segnato uguale a 0, la soluzione banale. Oppure, l'altro caso, se il determinante invece è nullo, so che esisteranno infiniti equilibri e saranno tutti vettori appartenenti al kernel della matrice I-A. Ok? Abbiamo fatto un bel ripasso di algebra, diciamo, oggi. Vabbè, bel ripasso di algebra, proprio. Allora, ci siamo? Quindi questo è il caso dei sistemi tempo discreto. Come abbiamo fatto prima, consideriamo un generico punto di equilibrio, chiamiamolo U segnato, X segnato, uno qualsiasi. Ricordiamoci la formuletta di Lagrange nel tempo discreto, quindi potrò dire che X segnato è uguale a la matrice potenza A elevato a K per X segnato, dovrei scrivere X0 per X segnato, più sommatoria su I che va da 0 a K meno 1 di A elevato a K meno I meno 1 per B per U segnato. Ok? Questa è la formuletta, l'equivalente discreta della formuletta di Lagrange del continuo che abbiamo visto prima. Ancora una volta, introduco una perturbazione nello stato iniziale. Perturbazione di una certa entità, chiamiamola delta x con 0, quindi genererò una traiettoria, un movimento nel tempo, quindi una x di k più 1, x di k più 1 quindi uguale a matrice potenza, al posto di questa x segnato scriverò x segnato più delta x con 0, che è questo nuovo stato iniziale, quello vecchio più una perturbazione che ho introdotto. Quindi più sommatoria per i che va da 0 a k meno 1, a elevato a k meno i meno 1, b u segnato. Bene? Applico la definizione di Lyapunov, quindi come prima vado a vedere cosa succede al vettore. Scusate, questo non era x di k più 1, questo è x di k. Non x di k più 1, questo è x, questa è la forma esplicita, quella di, non è quella implicita. Quindi x di k meno x segnato, che è quello che mi interessa, vado a fare la differenza, troverò a elevato a k per delta x con 0. Come prima, osservo che questa quantità non dipende né da U segnato né da X segnato, e quindi ripeto le cose di prima, vale per il sistema, ok? È la stessa cosa, è uguale. Quindi da qui passo alla norma, norma di X di K meno X segnato sarà pari alla norma di questa matrice potenza A elevato a K per delta X 0, e quindi come la faccio ora a studiare? Devo capire se questa quantità è minore di un certo epsilon per ogni k maggiore o uguale di 0. Ok? Quindi devo capire cosa succede. Come prima, questo è un termine costante. Lo posso fare piccolo come voglio, ma non lo posso far sparire, ovviamente. E poi ho questa matrice potenza. Quindi devo considerare i casi possibili. Ovviamente, cosa ci troviamo all'interno di questa matrice potenza? Ci troviamo i modi naturali nel tempo discreto. Ci troviamo di nuovo i modi naturali. Allora, quali sono i casi possibili? Quindi, appurato che tutto dipende, anche in questo caso, dalla sola matrice A, matrice della dinamica, e dai suoi autovalori, in particolare, considero i tre possibili casi. I casi in cui il modulo di lambda con I, autovalore, iesimo, è minore di 1, e questo per ogni I. Questo che vuol dire? Vuol dire che se considero il piano di Gauss, quindi il cerchio di raggio unitario,
le singolarità, gli autovalori devono stare tutti qua dentro, frontiera esclusa. Se sono in questo caso, quello che succede è che tutti i modi sono convergenti a zero. Questo vuol dire che la matrice esponenziale, matrice potenza, tende asintoticamente alla matrice nulla, quindi quella norma tende a zero, indipendentemente dalla perturbazione iniziale. E quindi diremo, secondo Lyapunov, che questo equivale a dire che il sistema è asintoticamente stabile. Ok? Secondo caso, supponiamo che gli autovalori lambda con i siano minori o uguali di 1 per ogni i, come prima, eventualmente quelli sulla frontiera, scrivo autovalori sulla frontiera, con molteplicità algebrica coincidente con la molteplicità geometrica. Ok? Quindi, se considero sempre questa circonferenza, ora devo considerare anche la frontiera inclusa eventualmente. Okay? Però con una postilla sulla frontiera, no? Se qualche singolarità va a finire sulla frontiera, singolarità intesa come autovalori, questi dovranno avere molteplicità geometrica coincidente con l'algebrica. Allora, se mi trovo in questo caso, succede che i modi o convergono oppure perdurano. L'ampiezza ancora dipende dall'ampiezza del disturbo iniziale. Se l'ho visto che lo posso fare piccolo a mio piacimento, posso rientrare in questo epsilon assegnato e quindi rientriamo nella definizione di stabilità semplice, quindi il sistema si dirà stabile. E poi ci sono gli altri casi, quindi scrivo altri casi. Altri casi vuol dire o qualche autovalore in modulo maggiore di 1 o qualcuno che stanno tutti dentro, però qualcuno sulla frontiera, molteplicità geometrica diversa dall'algebrica. In questo caso avremo dei modi divergenti. E quindi avendo dei modi divergenti, in pratica il sistema sarà instabile. Ci siamo? Benissimo. Allora, se vi è chiaro, siamo a buon punto sullo studio della stabilità. Abbiamo visto il tempo continuo e il tempo discreto. In entrambi i casi, tutto sommato, la stabilità dipende dalla matrice della dinamica, dai suoi autovalori. Ok? Come li calcolo gli autovalori? Devo fare il polinomio caratteristico, no? Tutto sta là, devo prendere la matrice A, faccio il polinomio caratteristico della matrice A, che è pari al determinante della matrice lambda I meno A. Ok, sembra tutto relativamente semplice, prendo la matrice A, faccio il polinomio caratteristico, lo risolvo e trovo gli autovalori. Poi, se sono nel tempo continuo, devo solo vedere se hanno parte reale negativa. Se sono nel tempo discreto, devo solo vedere se il modulo è minore di 1. Cambia solo questo. Dov'è che nasce il problema? Il problema nasce se questa matrice A è una matrice 2x2, abbiamo un problema del secondo ordine e ci siamo. Se è 3x3, ci viene un polinomio del terzo ordine. Se esiste la soluzione del problema del terzo ordine, l'ho messo anche per vostra conoscenza sul mio sito, caso mai fosse interessante. Sono due pagine di conti, però si fa. Si fa. E se è del quarto ordine? Ci appendiamo perché non abbiamo più soluzioni, almeno non sulla carta, a meno che non ci siano delle forme particolari, biquadratiche, roba strana. Insomma, okay? Però normalmente non c'è più soluzione dal quarto ordine in poi. E quindi come la faccio a trovare la stabilità?
Allora, il discorso è questo relativamente alla stabilità. È vero che dovrei risolvere un polinomio di un ordine che normalmente non so trovare, però in realtà io di risolvere proprio il polinomio non è che sono proprio interessato a risolvere il polinomio. Perché? Perché in un caso sono interessato solo a capire il segno delle radici e nell'altro solo a capire se il modulo è più grande o più piccolo di 1. Trovate? Cioè, quella è l'informazione che a me serve, io dico solo per lo studio di stabilità, poi lasciate stare che per fare altro magari poi vi servono pure, no? Se volete trovare la libra, i modi, eccetera, li dovete pure calcolare, però se vogliamo solo riferirci a uno studio di stabilità, a me serve solo sapere il segno di queste radici. E beh, c'è stato qualche signore, un paio di due o tre di loro, che con tanta pazienza, quando non c'era la calcolatrice, non c'era il computer, quindi qualcuno si ingegnava in qualche modo o il problema non si risolveva, hanno trovato degli strumenti che ci danno condizioni o solo necessarie o necessarie e sufficienti a stabilire se un polinomio ha tutte radici a parte reale negativa, ad esempio, o tutte in modulo minore di 1. Ora le vediamo separate perché sono due strumenti diversi. Quindi vediamo prima il caso continuo, quindi parte reale negativa. Poi penso alla prossima lezione, sicuramente non ce la facciamo ora, l'altro è il caso dei sistemi di tempo discreti. Ok? Direi di fare un po' di pausa, poi vediamo. Allora, il primo metodo che vedremo si chiama criterio di Raoult. Oppure Raoult-Hurwitz, qualcuno, non lo possiamo anche individuare in questo modo, che sono i due scienziati che hanno contribuito principalmente alla stesura di questo metodo. Ora, questo è un metodo che va al di là del problema che stiamo esaminando noi, cioè uno strumento che, dato un polinomio, consente di stabilire se le sue radici sono tutte a parte reale negativa. In realtà ci consente anche di contare quante sono a parte reale negativa e quante no. Quindi, dato un polinomio in S, P di S, polinomio di ordine, supponiamo n, alfa n S alla n più alfa n meno 1 S alla n meno 1 e così via fino ad alfa 0, come ho detto, ci consente di capire se questo polinomio di ordine generico ha delle radici, ha tutte le radici a parte reale negativa. Quindi tenete presente che di fatto ci consente di stabilire solo se un sistema è asintoticamente stabile. Non ci consente di dire se è stabile semplicemente, ci consente solo di verificare il caso dell'asintotica stabilità. Okay. Perché ci consente di, appunto, contare, se volete, quante radici sono a parte reale negative e quante no, e nel quanto no ci sono anche quelle eventualmente nulle, okay, radici sull'asse immaginario parte reale nulla. Fatta questa dovuta precisazione, il criterio di Raoult-Hurwitz prevede una parte, una condizione necessaria e una condizione necessaria e sufficiente. Allora, la condizione necessaria ci dice che affinché il polinomio caratteristico abbia tutte le radici a parte da negativo, ciò è possibile solo se i suoi coefficienti, cioè i lambda, gli alfa con i, hanno tutti lo stesso segno. Ok, quindi se avete un polinomio in cui qualche coefficiente ha segno diverso da un altro, potete sicuramente già dire che avrà delle radici a parte reale positiva o eventualmente nulla. Però è solo necessaria. Quindi, se ce le avesse tutte con lo stesso segno, i suoi coefficienti, se le avesse tutte con lo stesso segno, in realtà non possiamo dire proprio niente. Perché è solo necessaria, non è sufficiente.
Quindi se non è verificata, abbiamo già finito, possiamo già dire che il sistema non è asintoticamente stabile, senza proprio fare nessun conto. Se invece questa condizione necessaria è verificata, quindi tutti i coefficienti dello stesso segno, dobbiamo andare avanti, dobbiamo usare l'altra condizione, quella necessaria e sufficiente. Questa condizione solo necessaria, ve lo metto qui, è anche sufficiente, diventa anche sufficiente per i polinomi di ordine perenne minore o uguale di 2. Ok? Quindi per i polinomi di primo e secondo grado, in realtà lo dovreste già sapere, questa condizione è necessaria e sufficiente. Ok? Però per primo e secondo grado in realtà non abbiamo anche bisogno di usarla tutta sta roba. Vabbè, però magari qualche volta potrebbe capitare. E quelli di secondo ordine, diciamo, a una prima occhiata già sappiamo dire se ha radice a parte la negativa o no. Vediamo un'altra condizione, quella necessaria e sufficiente. Allora, la condizione necessaria e sufficiente, quindi tutte le radici del polinomio saranno a parte della negativa se e soltanto se la tabella di Raoult o di Raoult-Hurwitz, o qualcuno chiama solo tabella di Hurwitz, ma dipende, diciamo, dalle varie correnti, diciamo, io l'ho sempre chiamata tabella di Raoult, la tabella di Raoult. Ora la vediamo qual è, però diciamo, ammesso che diciamo, dopo la definiamo, quindi questa tabella deve essere ben definita, e vediamo dopo che significa, e tutti gli elementi della prima colonna hanno lo stesso segno. Ok? Ripeto, la condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici siano a parte la negativa è che la tabella di Raoult-Hurwitz sia ben definita e, una volta costruita, presa la sua prima colonna, tutti i coefficienti che troviamo lì devono avere lo stesso segno. Quindi tutto sta nel capire come si costruisce questa tabella e che vuol dire che sia ben definita. Allora proviamo a vedere come è fatta questa tabella di Raoult-Hurwitz. Allora, questa tabella è fatta per un polinomio di ordine n, scriviamo qui di nuovo il polinomio p di s uguale ad alfa n s alla n-1 più alfa n-1, scusate, questa era s alla n, qui abbiamo s alla n-1 più puntini fino ad alfa 1 per s più alfa 0. Un polinomio di ordine n ha n più 1 coefficienti, trovate? Da 0 fino ad n. La tabella di Raoult-Hurwitz ha n più 1 righe, okay? Quindi è una tabella che ha n più 1 righe. Le prime due righe, quella relativa, si dice, all'ordine n, e quella relativa all'ordine n-1 va a scalare, poi ci sarà quella n-2, n-3, eccetera eccetera, fino a quella alla riga di ordine 0. Le prime due righe della tabella si costruiscono usando i coefficienti del polinomio. Si parte, il primo elemento in alto a sinistra è proprio il coefficiente alfa con n. Ah, ragazzi, forse l'ho dato per scontato, però quando prima ho parlato di condizioni necessarie ho detto che i coefficienti devono avere uguale segno, se qualcuno manca, cioè è zero, non va bene, perché 0 non ha lo stesso segno, okay? Quindi se manca pure la condizione necessaria è fallita, quindi se manca qualche coefficiente, quindi se qualcuno delle potenze dovesse mancare nel polinomio, potrete già dire che la condizione necessaria non è verificata e quindi
ci saranno delle radici a parte reale o positive o multiple sulla frontiera, o eventualmente sulla frontiera. Quindi stavo dicendo, torniamo alla costruzione della tabella. Quindi mettiamo alfa con n, poi sulla stessa riga segue alfa n meno 2, poi alfa n meno 4, eccetera, eccetera. Ok, tutte quelle, diciamo, pari, okay, se per pari si può intendere appunto n, n meno 2, n meno 4. Poi, sotto abbiamo le rimanenti, quindi alfa n meno 1, alfa n meno 3, alfa n meno 5, eccetera, eccetera. Ok? Quindi prendete il polinomio, prendete il primo coefficiente e poi saltate uno, prendete l'altro, saltate uno, prendete l'altro e formate la prima riga e sotto mettete quelli che vi sono avanzati. Così costruite le prime due righe della tabella. Si va avanti, la restante parte della tabella, diciamo, si immagina che qui a destra ci siano dei riempimenti di zero, okay? Dove finiscono i coefficienti, si immagina che tutto ciò che sta a destra ci siano degli zeri. Questa tabella avrà una forma triangolare, okay? Quindi a ogni passaggio di riga perderemo un elemento a destra che diventerà zero, quindi diventerà sempre minore il numero di elementi non nulli fino all'ultimo elemento dove ce ne sarà uno solo. Okay? Avremo un solo elemento non, al più non nullo. Allora, chiamiamo C con n-2,1 questo elemento, n-2 è la riga, 1 è la colonna, poi avremo C n-2,2, stessa riga, seconda colonna e così via, gli elementi di questa riga. Poi quella sotto la chiamiamo Cn-3,1, Cn-3,2, eccetera, eccetera. Così, diciamo, sono tutti i coefficienti che dobbiamo calcolare e usiamo questa convenzione per dargli un nome. Il generico Ci,i,k, quindi riga iesima e colonna kesima, sarà uguale a meno 1 fratto C di i più 1,1. Quindi l'elemento che sta sulla riga immediatamente sopra, tutto a sinistra in colonna 1. Sto calcolando una certa riga, devo calcolarla, prendo l'elemento in testa, che sta la riga sopra, tutto a sinistra, e lo metto al di sotto di questa frazione. E poi calcolo questo piccolo determinante, C con I più 2,1, C con I più 1,1, poi ho C con I più 2, K più 1 e C con I più 1, K più 1. Vabbè, ora la vedete così, poi ora facciamo anche un po' di esempi numerici, vi faccio vedere che è molto semplice da applicare. Okay? Ora se ci fate un attimo mente locale, per esempio, supponendo di voler calcolare questo numero qui, questo, qui sotto devo mettere questo elemento qua. Questa prima colonna sono questi due elementi che stanno in testa a quello, diciamo, alle due righe che stanno sopra prima colonna. Vedete, questa qui, questo non dipende né, è costante, vedete, non dipende né da n né da k. Quindi prendo sempre questi due elementi e li piazzo qua dentro. Questi due qui sono quelli della colonna immediatamente a fianco. Sto calcolando questo elemento, prendo questi due della colonna a fianco. Quando calcolo questo ci metto questi altri due. Tutta quest'altra parte qui non cambia per tutta la riga. Quindi tutta questa riga, questi tre elementi non cambiano. Per questo elemento sono questo che devo mettere qui e poi sempre questi due che devo mettere qua dentro. Ok? È abbastanza semplice poi da applicare. Vi ripeto, la struttura è triangolare e viene costruita in questo modo. Ok? Diciamo, ora dopo vediamo anche numericamente. Quindi questa è la procedura per costruire questa tabella. Definizione, diremo che la tabella è ben definita se tutti gli elementi della prima colonna sono diversi da 0. Ok? Quindi diremo che la tabella di Rauch-Turwitz è ben definita se tutti gli elementi che vado a costruire nella prima colonna sono diversi da 0. Quindi se la vado a costruire e mi dovesse capitare uno 0 lungo questa colonna, posso già finire
perché posso dire che la tabella non è ben definita e quindi nelle, una delle due proprietà della condizione di stato sufficiente non è verificata e quindi ci saranno delle radici a parte reale positiva. Poi si può anche dimostrare, ovviamente non lo facciamo, che il numero di radici a parte reale negativa del polinomio che ha generato questa tabella è pari al numero di permanenze di segno dei coefficienti della prima colonna, mentre il numero delle radici a parte reale positiva o nulla sono pari al numero di variazioni di segno dei coefficienti della prima colonna. Quindi questo criterio mi consente di non solo di dire eventualmente quante radici ha a parte reale positiva, cioè se ha radici a parte reale, ma dice, mi consente di dire quante ce ne ha a parte reale positiva. E diciamo, ora per noi ora forse fa poca differenza, però quando farete il corso di controlli, se dovete stabilizzare un sistema che è instabile, cioè ha delle radici a parte reale positiva nel suo polinomio caratteristico, se ce n'ha una è un discorso, se ce n'ha due è già un altro discorso, se ce n'ha 3, 4, 5 diventa tutto un problema enorme. Quindi capire anche quanto è instabile, il quanto è instabile dipende da quanto queste radici sono lontane a destra nel semipiano, cioè nel, sono a parte reale positiva, quanto è grande questa parte reale positiva e anche quante sono, quindi può cambiare un po' tutto. Allora, questo è quanto riguarda la parte teorica, vediamo un po' di esercizi, così facciamo, durante gli esercizi faccio vedere anche un po' di casi particolari, così faccio un po' di esercitazione, un po' di pseudoteoria, ok? Un po' di casi particolari. Quindi spendiamo il resto della lezione a farci un po' le ossa su questo criterio di Raoult, che vi assicuro è un criterio molto molto utile per tutta una serie di problemi, non solo per lo studio di stabilità, lo vedremo strada facendo. Allora, supponiamo di voler studiare questo polinomio, che eventualmente sarà il polinomio caratteristico di una matrice, che, di, quindi di un sistema, S alla quarta più 6S al cubo più 13S quadro più 12S più 4. Ok? Allora, vogliamo capire se questo polinomio ha radice a parte reale negativa. La prima cosa da fare è applicare la condizione solo necessaria, tanto quella si fa subito. Guardiamo tutti i coefficienti. Prima di tutto ci sono tutti, perché c'è la potenza quarta, terza, seconda, prima e quella zero. Ci sono tutti. E sono tutti positivi. Quindi la condizione necessaria è verificata. Però, essendo solo necessaria, non ci ha detto nulla. Passiamo quindi alla condizione necessaria e sufficiente. Essendo di quarto ordine, è solo necessario, quindi devo per forza costruire la tabella di Raoult. Allora proviamo quindi a costruire la tabella di Raoult. È del quarto ordine, quindi una tabella con 5 righe. Le prime due le costruisco subito, quindi ho 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay? Questa è la tabella che devo costruire. Abbiamo detto, prendiamo prima tutti i coefficienti a partire da questo che è 1, poi il 13 e poi il 4. Questi li metto in questa prima riga, 1, 13 e 4. Poi su... Non ho capito. Non avrebbe più. Sì, sì, hai ragione. Sono partito da troppo lontano. Questo è 4. Questo è 4, questo è 3, questo è 2, questo è 1 e questo è 0. Ok, quindi abbiamo detto 1, 13 e 4. Poi prendo gli altri elementi, quindi il 6, il 12 e basta. Sono gli unici che ho, quindi ho 6 e 12. Ho detto poi tutto ciò che viene sono tutti 0, quindi posso immaginare che sono tutti 0 per seguire a destra. Allora, dobbiamo calcolare questo elemento. Qual è l'elemento che ci manca? L'elemento C, riga 2, colonna 1. Ok, vi trovate? Riga 2, colonna 1. Uguale a meno 1 fratto. Devo prendere l'elemento immediatamente in testa, che è 6. Poi faccio il determinante, prendo 1 e 6, che sono questi due elementi che stanno
le due righe, prima colonna, le due righe sopra, quella dove sto calcolando. Poi devo prendere qui a destra, devo mettere, se sto calcolando questo elemento, questi due elementi spostandovi di una, diciamo, un elemento qui a destra. Quindi ho 13 e ho 12. Andiamo a fare i conti e verrà, vabbè, quanto verrà? Verrà, io già l'ho fatto, viene 11. Prendo direttamente il risultato, quindi devo scrivere 11. Va bene? Vado a calcolare l'elemento successivo, l'elemento C2,2, quindi scrivo ancora meno un sesto, 1 e 6, questa parte non cambia per tutta la riga, quindi la ricopio pari pari. Quali sono i due elementi a destra? Devo, sto calcolando questo elemento qui, prendo questi qua della colonna un po' più a destra, quindi 4 e 0, quindi scrivo 4 e 0. Senza fare conti, vi posso già dire che il risultato di questa, in questo caso, è proprio 4. Perché? Perché quando avete questa struttura di questo modo, cioè quando qui compare uno 0, viene sempre l'elemento qui sopra, quello lì che ho cerchiato in rosso. Fatevi due conti e vedrete che viene sempre così. Questo vuol dire che quando mi capita nella tabella una struttura di questo tipo, vedete, qui manca l'elemento qua sotto, io prendo direttamente questo elemento qui senza calcolarlo, prendo direttamente questo elemento qui e me lo riporto qua giù senza fare conti. Quindi quando ci capita la presenza di questo 0 sotto all'elemento, mi capita questa struttura, posso direttamente portare l'elemento sotto. Ok, andiamo avanti, quindi dobbiamo ora calcolare l'elemento C, riga 1, colonna 1. Cosa faccio? Quindi meno un undicesimo, che è l'elemento che sta in testa qui. Poi apro questo determinante, cosa ci metto? Ci metto 6 e 11, che sono questi due elementi in testa all'elemento che sto calcolando. Quindi 6 e 11. Qui a destra dovrò poi mettere 12 e 4. Vado a calcolare e verrà 108 undicesimi. Ok? Ora, si può dimostrare, ovviamente lo facciamo, una proprietà che potete sfruttare molto comoda: potete moltiplicare un'intera riga per un qualunque intero non nullo positivo e il risultato non cambia. Quindi potete moltiplicare tutti i coefficienti di una riga per un qualunque reale positivo. Ok? Ad esempio potrei decidere di moltiplicare questo per 11, così mi levo la frazione che mi rompe un po' le scatole, e quindi sostituisco 108, quindi vado qui e scrivo 108 invece di scrivere 108 undicesimi. Ok? Questo però lo devo fare per tutti gli elementi della riga, tutti gli elementi della riga, non uno sì e uno no, tutta la riga la potete moltiplicare. Io l'ho fatto già ora perché l'elemento che viene dopo è 0. È sicuramente 0 perché la colonna qui a destra è 0,0, quando la andrò a scrivere qui ho 2,0 e quindi il determinante è nullo, quindi qua sicuramente c'è 0. Quindi quando avete una struttura di questo tipo scende questo elemento giù, quando avete 2,0 scende 0, perché trovate, sarebbe questo caso qui con lo 0 sopra. L'ultimo elemento che ci serve calcolare è l'elemento C. Sarebbe questo elemento, però anche qui è inutile calcolarlo, vedete, perché mi ritrovo di nuovo questa struttura qui, questo 4 scende di nuovo, quindi non lo vado neanche a calcolare. Okay. Ho completato la tabella, ci siamo? Vedete, la tabella ha questa struttura triangolare, la prima colonna, vedete, nella prima colonna non ci sono zeri, quindi la tabella è ben definita, quindi abbiamo rispettato la prima delle due proprietà. Andiamo ora a verificare se ci sono variazioni di segno nei coefficienti della prima colonna. Se tutti la prima colonna ha lo stesso segno, il polinomio avrà tutte le radici a parte reale negative. Ed è il caso che abbiamo noi. Se andiamo a vedere la tabella, tra questo e questo
abbiamo tutti e due segno più, qui abbiamo segno più, qui abbiamo sempre segno più, sono tutti segni più. Abbiamo quattro permanenze di segno. Allora, forse più che il segno più sarebbe meglio mettere una, ci metto una P che con la quale intendo permanenza di segno, cioè vuol dire che non cambia segno da un coefficiente all'altro. Ho quattro permanenze. Il criterio di Raoult mi dice che per ogni permanenza di segno ho una radice a parte reale negativa, per ogni variazione di segno ho una radice a parte reale o positiva o nulla. E avendone qui quattro positive, cioè quattro permanenze, vuol dire che ho quattro radici a parte reale negativa. Quindi l'eventuale sistema associato a questo polinomio caratteristico sarà asintoticamente stabile. Se infatti vi andaste a calcolare con un calcolatore le radici, perché solo così le potete fare, le radici di questo polinomio lo potete scomporre come s più 1 al quadrato e s più 2 al quadrato. Vedete, due radici in meno 1 e due radici in meno 2. Quindi tutte a parte reale negative. Siamo? Vediamo qualche altro esempio. Me ne ho preparati un bel po'. Vediamo quest'altro esempio, P con S uguale a S alla quinta più 8S alla quarta più 17S al cubo più 8S al quadrato meno 14S meno 20. Allora, proviamo ad applicare il criterio di Raoult. La prima condizione necessaria, ci devono essere tutti coefficienti e tutti con lo stesso segno. In realtà già vedo immediatamente che qui ho due coefficienti negativi e tutti gli altri positivi. Quindi la condizione necessaria non è verificata e quindi posso già dire che ci sono radici a parte reale positiva. Ho già finito, se voglio studiare la stabilità asintotica. Per allenarci proviamo a costruire comunque la tabella di Raoult, vediamo quante radici sono a parte reale positive e quante negative. Ok? Allora, costruiamo quindi la tabella di Raoult. Polinomio del quinto ordine, avremo 6 righe nella tabella da costruire. Quindi partiamo da 5, 4, 3, 2, 1 fino all'ultima, da 0. La prima riga prendo questo elemento iniziale che è 1, poi prendo il 17, prendo il meno 14, quindi ho 1, 17, meno 14. Poi prendo l'8 e il meno 20, quindi ho 8, meno 20 e vado a calcolare tutti gli elementi. Quindi vado a calcolare C riga 3 colonna 1 come meno 1 fratto 8 1 8 e poi ci metto 17 e 8, vado a calcolare e trovo 16, quindi metto un bel 16. Poi vado a calcolare C 3,2 che è meno 1 fratto 8 1 e 8 e questa parte non cambia. Poi prendo meno 14 e meno 20, vado a calcolare e troverò meno 23 mezzi. Quindi qua scrivo meno 23 mezzi. Ora, volendo, potremmo anche moltiplicare per 2 tutta la riga per toglierci questa frazione. Io in realtà non l'ho fatto, ora mi scoccio di fare i conti da capo, quindi se volete potete provare. Cosa? No, e come pari non intendevo quelli di posizione pari, intendevo il primo, questo è il primo che sta qua, poi salti di posizione, questa, se questa diciamo, è 1, questa è posizione 3, posizione 5, quindi qui dispari, allora da questo punto di vista, e qui poi i pari, nel senso questo è tipo, diciamo, così via, cioè vanno alternati. Se volete un altro qualcuno la riempie in questo modo, il primo lo mette qua, il secondo sotto, cioè la riempie zig zag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, si può riempire pure così come volete.
Allora, l'ultimo elemento sarà 0, non c'è bisogno di aggiungerlo perché qui abbiamo due elementi nulli. Poi passo a tutti gli altri elementi, quindi all'elemento C, riga 2, colonna 1, questo sarà meno un sedicesimo, qui ho 8 e 16, poi qui ho 8 e meno 23 mezzi. Se lo calcoliamo troveremo 55 quarti. Vado avanti, calcolo C2,2 come meno un sedicesimo, 8 e 16. Vabbè, in realtà non c'è bisogno, sì, viene direttamente il 20 che scende da sopra, quindi meno 20, ok? Non devo calcolare. Quest'ultimo invece lo devo calcolare, l'elemento C1,1, vabbè, vi fate i conti, verrà 259 ventiduesimi. Potete moltiplicare per 22, vi togliete la frazione, come prima potevamo moltiplicare per 4, insomma, se, quindi quando farete i conti vi consiglio di operare questo tipo di operazione. Qui abbiamo il meno 20 che scende ancora da sopra. Allora, andiamo a contare il numero di permanenze di segno. Allora, da qui a qui abbiamo 1 e 8, quindi una permanenza. Poi abbiamo 16, ancora permanenza, 55 quarti sono sempre positivi, 259 ventiduesimi ancora positivo. L'ultimo elemento invece cambia segno, permanenza, qui invece abbiamo una variazione, un cambio di segno, scrivo C. Okay? Abbiamo quindi 4 permanenze e un cambio di segno. Quindi possiamo dire che questo polinomio avrà 4 radici a parte reale negativa e una a parte reale maggiore o uguale di 0. In questo caso sicuramente non è 0, perché altrimenti l'avremmo messo in evidenza, quindi saranno strettamente maggiori di 0, oppure al più complesso e coniugato. Dovrei avere da qualche parte quali sono le radici. Allora, le radici, in particolare gli S con I, sono meno 5, meno 2, meno 1 più o meno J e 1. Vedete, sono 4 a parte reale negativa, 2 proprio reali negative, 2 complesse e coniugate, più c'è l'1 che è quella reale positiva. Essendo 1 per forza reale deve essere, non poteva essere complesso e coniugato. Ci siamo? Allora, facciamo un altro esempio. Consideriamo la seguente, il seguente polinomio. Ok? Allora, anche in questo caso vado a verificare la condizione necessaria e vedo che non è soddisfatta. E quindi le radici, sicuramente tra le radici sicuramente ce ne sarà qualcuna positiva. Volendo capire quante ne sono, posso costruire la tabella di Raoult. Sono problemi del quarto ordine, quindi avremo 5 righe, 4, 3, 2, 1 e 0. Quindi andiamo a costruirla, abbiamo 1, meno 11, 78, meno 6, 74. Ok? Allora vado a calcolare il primo elemento, C2,1, quindi avremo meno 1 fratto meno 6, poi abbiamo 1, meno 6, meno 11, 74. Andiamo a calcolare e troveremo 4 terzi. Qui ricopio direttamente il 78, okay, senza calcolarlo. Quindi vado alla riga sotto, ho l'elemento C1,1, quindi sarà meno 1 fratto 4 terzi. Poi ho 1, no, ho meno 6, non 1, meno 6, 4 terzi. Qui ho 74 e qui 78, vado a calcolare e troverò 425.
Sotto farò riscendere di nuovo il 78 senza calcolarlo. Bene, ho completato. Vado a verificare il numero di permanenze di segno e vedo che qui ho un cambio di segno da 1 a meno 6. Poi da meno 6 a 4 terzi un altro cambio di segno. Poi da 4 terzi a 425 una permanenza di segno e ancora un'altra permanenza di segno. Ok? Quindi ho due permanenze e due cambi di segno, quindi avrò due radici a parte reale positiva e due radici a parte reale negativa. Infatti da qualche parte anche qui dovrei avere le radici. S con I sono meno 3, meno 1, e sono le due a parte reale negativa, sono proprio reali, e poi ho 5 più o meno J, che sono invece quelle a parte reale positiva, complesse e coniugate. Ok, allora fin qua abbiamo fatte tre, più o meno avete capito, insomma basta, fatevele da soli, inventatevi, tanto potete esercitare facilmente. Vediamo i casi particolari, ok? Ve li faccio come esempi, ma valgono come teoria, che okay, non vi voglio appesantire troppo con formalismi, quindi vi spiego la teoria negli esempi, quindi ve lo chiedo, ok? In soldoni. Allora, vediamo questi casi particolari. Allora, consideriamo un polinomio fatto in questo modo, P di S uguale a S alla quarta più S al cubo più S al quadrato più S più 2. Ok? Proviamo. Allora, i coefficienti ci sono tutti e sono tutti positivi. La condizione necessaria è soddisfatta e quindi non ci aiuta. Costruiamo la tabella di Raoult. Partiamo dalla riga 4, riga 3, 2, 1, finiamo la riga 0. Quindi abbiamo 1, 1, 2, 1 e 1. Trovate? Allora andiamo a calcolare l'elemento C 2,1, quindi devo scrivere meno 1 fratto 1, poi ho 1, 1, 1 e 1 uguale a 0. Vado qui, quindi dovrei scrivere, cioè devo scrivere 0. Ho già finito in realtà a questo punto, perché? Perché avendo uno 0 sulla prima colonna, la tabella di Raoult non è ben definita. Ok? Perché sicuramente ci saranno delle radici a parte reale maggiore o uguale di 0. Però se volessi contarle come abbiamo fatto prima, posso comunque procedere? Non posso procedere perché mi troverei questo 0 al denominatore dopo. Allora vediamo qualche trucchetto per procedere, trucchetto nel senso buono della parola. Allora, ci sono diverse tecniche che ora vi presento, tre fondamentalmente, almeno che a mia conoscenza, tre ne conosco, ve le elenco tutte e tre. Allora, la prima tecnica si chiama tecnica, oddio, proprio un nome non ce lo chiama, la tecnica dell'epsilon, oh, fate voi, comunque è una tecnica alle variazioni, alle perturbazioni. L'idea qual è, il concetto di base, diciamo teorico alla base? Si pensa di sommare un epsilon a tutti i coefficienti del polinomio iniziale, quindi perturbarli di un epsilon, epsilon infinitesimo, ok? Se li vado a perturbare di un certo epsilon, questi qui praticamente avrei 1 più epsilon è 1, 1 più epsilon è 1, 2 più epsilon è sempre 2, cioè questi non cambiano. Qui invece ho 0 più un qualcosa che dipende da un epsilon. Ci scrivo, quindi vado a sostituire al posto di questo 0 un certo epsilon, frutto di questa perturbazione che ho introdotto nei coefficienti. Ok? E continuo la tabella usando questa epsilon generico, infinitesimo piccolo a mio piacimento. Allora, qui ci andrà a finire il 2 che scende da qua sopra, quindi lo completo. Poi devo andare a costruire la C 1, 1, quindi dovrò scrivere meno 1 fratto epsilon, poi qui ho 1, epsilon, 1 e 2. Ci siamo? Quanto sarà questo elemento? Questo elemento sarà
meno 1 fratto epsilon, che moltiplica 2 meno epsilon. Li trovate? Ora 2 meno epsilon è all'incirca uguale a 2, no? Perché epsilon è infinitesimo, quindi questo è all'incirca uguale a meno 2 su epsilon. Li trovate? Quindi vado a sostituire meno 2 fratto epsilon. E poi questo 2 scende di nuovo, non vado manco a fare i conti. Ho finito la prima tabella, cioè ho finito la tabella. Vado a verificare le permanenze e i cambi di segno. Allora, qui ho una permanenza da 1 a 1, poi da 1 a epsilon. Ora, epsilon, che segno ha? Lo devo prendere positivo o lo devo prendere negativo? E se gli cambio segno, cambia risultato? Domanda. La risposta è non cambia il risultato cambiando il segno di epsilon. Vediamolo. Supponiamo che epsilon sia positivo. Se epsilon è positivo, allora qui ho una permanenza. Mi trovate? Se è positivo, meno 2 epsilon è negativo. Quindi vuol dire che qui ho un cambio ora di segno. Poi qui c'è 2, quindi c'è un altro cambio di segno. Mi trovate? Facciamo l'altro caso opposto. Se vado a fare l'altro caso opposto, lo faccio sempre qui, quindi ho, dove lo scrivo? Vabbè, mi manca un po' di spazio, vabbè, diciamo comunque lo faccio col colore blu tutto. Allora, qui ho ancora una permanenza, qui ho ancora, no, qui non ho più una permanenza, ora qui avrei un cambio, perché la epsilon è negativa. Poi, meno 2 su epsilon, essendo epsilon negativa diventa positiva, quindi ancora qui avrei un altro cambio, e poi c'è un'altra permanenza. Quindi comunque in entrambi i casi ho due permanenze e due cambi. Questo vuol dire che questo polinomio avrà due radici negative e due radici positive, che penso di non aver neanche calcolato. Vabbè, insomma, se non mi ricordo male, se sono due complesse coniugate a sinistra e due complesse coniugate a destra dell'asse immaginario. Non mi ricordo i valori, però insomma si possono calcolare con MATLAB facilmente. Ci siamo? Questa è una prima tecnica. Questa tecnica entra in crisi se, oltre al primo elemento della riga, se ne annulla anche un secondo, eventualmente pure un terzo, ma non tutta la riga, perché tutta la riga è un caso ancora a parte che vediamo dopo. Quindi supponiamo che si annulli un elemento e un certo numero, diciamo P di elementi di una riga, si annullano quindi i primi P elementi e poi sono diversi da zero su una riga. In questo caso la tecnica epsilon non si può usare. Vedrete facilmente che non funziona. Come si procede? Allora, un'altra tecnica è la seguente. Ricopio un attimo questa ora non è, in realtà non è questo il caso della di questa tabella qua, perché qui la posso usare la tecnica epsilon, però posso usare anche quest'altra tecnica, che è più generale. Quest'altra che ora vi faccio vedere si può usare sia se se ne annulla uno, ma anche se se ne annulla più di uno, ma non tutti. Allora, ricopio questa tabella qui e proviamo a applicare questa tecnica. Quindi la tabella era 4, 3, 2, 1, 0, qui abbiamo 1, 1, 1, 1, 2 e qui avevamo trovato questo 0 e qui sappiamo che c'è 2. Vedete, posso completare comunque tutta questa riga, però non posso scrivere la riga che viene dopo. Quella riga che viene dopo non la posso scrivere perché mi trovo questo 0 in prima posizione che mi fa denominatore in quella formuletta. Cosa faccio? Allora, prendo questa riga tutta quanta, quindi la scrivo qui, 0 e 2, ok? La moltiplico, conto quanti elementi si sono annullati, supponiamo di indicare con P il numero di elementi nulli, in questo caso P è uguale a 1, si è annullato solo 1, ok? C'è solo 1, 0. Prendo questa riga, quindi i coefficienti di questa riga, e li moltiplico per meno 1 elevato a P. Ora, P nel nostro caso è 1, quindi devo moltiplicare per meno 1. Cosa ottengo? Ottengo i coefficienti 0 e meno 2. Ok? Poi traslo verso sinistra questi coefficienti di P posti.
In pratica devo togliere tutti gli zeri, cioè devo traslare cancellando tutti gli zeri, quindi sposto tutti questi, tutta questa riga, cancello tutti gli zeri, la sposto così, quindi mi fermo in modo tale da avere come primo elemento un elemento diverso da zero. Prendo la riga che ho ottenuto in questo modo e la vado a sommare alla riga precedente, quindi prendo questa e la sommo alla riga precedente che era 0, 2, ok, devo fare questa più questa, ok, alla riga iniziale, quindi questa traslata, però aspettate, facciamo prima la traslazione, se no non ci troviamo, facciamo prima la traslazione, quindi da questa arrivo alla riga meno 2, 0, questa la sommo alla riga precedente, quindi che era 0, 2, ok? Vado a sommare questi coefficienti e ottengo meno 2 e 2, ok? Prendo questi coefficienti che ho ottenuto così e li sostituisco al posto di quelli che avevo prima. Quindi qui scrivo, facciamo così, qua scrivo 2 bis, quindi faccio meno 2 e 2, ok? La metto lì in mezzo questa riga che ho creato in questo modo, ok? Quindi non considero più questa riga 2, ma considero la riga 2 bis, meno 2, 2, e continuo la costruzione della tabella. Continuando troverò 2 qui e ancora 2 che scende da sopra, quindi questa sarà la tabella. Andiamo a verificare cosa succede in questo modo. Quindi ho permanenza, cambio di segno, cambio di segno, permanenza, ho due permanenze e due cambi di segno come avevamo visto anche prima, ok? Questa tecnica è più generale di quella di prima, vedete, perché può gestire anche il caso di un certo numero di annullamenti in prima posizione su una riga. Questa è la seconda tecnica. La terza tecnica è molto semplice in realtà. Prendete il polinomio iniziale e lo moltiplicate per un'ulteriore radice che aggiungete voi a vostro piacimento. Quindi in pratica abbiamo un polinomio P di S, lo moltiplico per una radice ad esempio S più alfa, ottengo un altro polinomio, lo chiamo P' di S, ok? Questo polinomio così ottenuto ha coefficienti diversi. Andate a costruire la tabella di Raoult di questo. Ora, salvo che non siete veramente sfigati, non vi succede più che si annulla l'elemento in prima colonna. Se casomai proprio siete sfigati, cambiate alfa. Vabbè, mettete un altro. Se non siete veramente, veramente sfigati, non vi ricapita più l'annullamento, ok? Periodicamente. Okay? Così potete anche avere una misura di quanto siete sfigati nella vita. Ora, nell'immensità dei numeri andare a beccare quello che vi fa annullare che veramente, cioè, voglio dire, è un super enalotto, quindi salvo veramente casi pietosi non avete più il problema, però quando poi andate a fare i conti li fate su questo polinomio P' oltre alle radici di P c'ha pure questo alfa che avete scelto voi. Se alfa è positivo, ce l'avete detto voi, l'avete aggiunto voi una radice positiva, quindi quando poi andate a fare i conti ricordatevi che una ce l'avete aggiunta voi. Se alfa è negativa, c'è una radice negativa, dovete tenerne conto. Quindi quando aggiungete una radice vedete pure che segno gli state dando a sta radice, così poi ve ne dovete tener conto quando andate a fare i conteggi, ok? La tecnica è in realtà molto semplice questa, però qual è lo svantaggio? È che vi viene la tabella di una riga un po' più grossa, dovete fare il prodotto di questo, quindi in realtà numericamente è meno conveniente questa qua delle altre, che è una tabella più grande, dovete fare il prodotto tra questi due, come conti è un pochino, cioè molto semplice da usare, teoricamente, cioè è veramente banale da capire, però non è proprio la più efficiente, diciamo, di tutte. Vediamoci l'ultimo caso, quello da Guinness dei primati, diciamo, è questo. Allora, supponiamo di avere questo polinomio S alla quinta più S alla quarta più S al cubo più S al quadrato più S più 1, ok?
Allora, tutti i coefficienti sono 1, sono tutti positivi e la condizione necessaria è soddisfatta. Costruiamo la tabella di Raoult. Lo so, me la sono costruita facile per far succedere la cosa, si può anche fare cose un po' più complicate, però so. Allora, queste sono le prime due righe. Proviamo a calcolare la riga che viene dopo. Ora non ci vuole molto a capire, guardando i determinanti che vado a costruire sopra, che qui avrò 0, 0 e tutti 0. Si annulla tutta una riga. Se si annulla tutta una riga, nessuna delle tre tecniche di prima, compresa l'ultima, funziona. È chiaro che stiamo sempre dicendo che la tabella non è ben definita, quindi di sicuro ci sono radici a parte dalle positive. Quindi se il vostro obiettivo è solo lo studio di stabilità, avete comunque già finito, non è che dovete per forza andare avanti. Io so, ora so, li sto usando un po' per trasmettere un po' di conoscenza sull'uso sulle possibilità di questo criterio di Raoult, perché è un criterio che va, ripeto, al di là del solo studio della stabilità. Cioè è un qualcosa che serve a studiare dei polinomi, le radici dei polinomi, la collocazione del piano di Gauss, quindi vi può essere utile magari anche in altri contesti. È uno strumento che può avere diverse applicazioni. Anche nella sintesi dei controllori, almeno alcuni semplici si può usare, poi magari dopo ci torno su questa cosa. Vabbè, comunque, tornando al caso in esame, abbiamo questa bella riga nulla, come si fa? Allora, se vi si annulla un'intera riga, si può dimostrare, non lo facciamo, però si può dimostrare che questo polinomio si può sempre scrivere come prodotto di due polinomi, un P' di S per un P' di S, dove in particolare il polinomio P' di S fa riferimento a alle righe prima di quelle che si è annullata. E questo qui quindi è quello che fa riferimento a P' di S. E tutti gli altri sono quelli che fanno riferimento al secondo polinomio, a P' di S. Che vuol dire fa riferimento? Vuol dire che eventuali permanenze di segno e così via di questi coefficienti prima di quelle che si annullano sono quelli di P'. Quelli sotto, che in realtà al momento ancora non so neanche come costruire, però saranno quelli dell'altro P'. Okay? Da qui capisco pure già che P' ha una sola permanenza, quindi sarà un polinomio del primo grado, di primo grado, e avrà una sola radice, quindi sarà un solo reale negativo. Semplice, lo riesco già a dire guardando questa struttura così. Quindi già so che qui dentro c'è una sola radice reale, reale negativa. Cosa ci trovo qua dentro? Allora, prima di tutto si può dimostrare, non lo facciamo però, che si possono, cioè le righe che si annullano completamente possono essere solo righe dispari. Solo le righe dispari si possono annullare completamente. Dopo vi dico anche perché, è abbastanza semplice in realtà. Se casomai vi si dovesse annullare una riga, questo vedete è 3, quindi riga dispari, se vi dovesse annullare una riga pari avete sbagliato sicuramente voi i conti prima. Si possono annullare solo righe dispari. Allora, come faccio a continuare? Allora, si può dimostrare che quando si annulla una riga il corrispondente polinomio, quindi P' in questo caso, fa riferimento a un polinomio, si dice, biquadratico. Cioè si può dimostrare che questo polinomio qui è biquadratico. Quali sono i coefficienti? Si possono prendere direttamente considerando la riga prima di quella che si è annullata. Questi sono i coefficienti di questo polinomio biquadratico. Cioè B' di S, quindi sarà uguale, vedete, è riga 4, quindi è del quarto ordine, quindi scriverò S alla quarta, coefficiente 1, questo qua, più S al quadrato, perché è biquadratico, 1 questo coefficiente qua, più
1, che sarebbe questo coefficiente qua, per S alla 0, quindi 1. Vedete, lo riesco anche a costruire pure questo polinomio. Si può dimostrare. Quindi riesco a costruire questo polinomio, vedete gli mancano pure dei coefficienti, quindi a maggior ragione so che questo avrà radice a parte delle positive. In realtà posso dire di più, essendo un polinomio biquadratico, le sue radici sono tutte, si dice, a simmetria quadrantale. Hai sentito? Simmetria quadrantale, che vuol dire? Essendo biquadratico, se avete una radice reale negativa, eppure l'opposta reale positiva, è sempre soluzione, vi trovate? Se avete una radice complessa e coniugata, cioè se avete una radice immaginaria, cioè avete pure l'altra, e questo è chiaro, ma se avete una coppia di radici complesse e coniugate, a parte reale negativa, pure quella a parte reale positiva sono sempre soluzioni. Vedete, quindi tutte le radici hanno una simmetria, si dice quadrantale, cioè sono, si ripetono simmetricamente in tutti e quattro i quadranti. Sono simmetriche rispetto a tutti e due gli assi. Okay? Ora, se abbiamo questa simmetria quadrantale, per forza deve capitare, cioè il caso proprio migliore è se fossero tutte sull'asse immaginario, ma appena ne ho una che sta di qua, ce n'ho una pure dall'altro lato, quindi è un caso sicuramente non splendido da un punto di vista di studio di stabilità. Quindi abbiamo proprio a che fare con una situazione di questo tipo. Va bene, come faccio a capire bene ora cosa è successo? Se voglio completare la tabella, cosa faccio? Prendo questo polinomio che ho trovato, P secondo, ne faccio la derivata in S, quindi faccio la derivata di P secondo di S in DS, faccio la derivata di questo polinomio. Quindi avrò 4S al cubo più 2S, basta. Prendo questo polinomio, i suoi coefficienti, e li sostituisco. Vedete, questo è un polinomio di ordine 3, quindi ci sta proprio bene nella riga 3. Prendo i suoi coefficienti e li vado a sostituire, quindi ho 4, 2 e 0. E continuo con la costruzione della tabella. Quindi continuando la tabella, se vi fate i conti, avrete 2, 4, meno 12 e 4 che scende da sopra. Ok, vi fate i conti, insomma. Questa è la tabella. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto, qui ho una permanenza, diciamo, per quanto riguarda P'. Poi qui ho una permanenza e qui invece ho due cambi di segno. Qui ho due cambi di segno. Ci siamo? Mi sono scordato di considerare pure quest'altra qui, questa pure è una permanenza che va a confluire in quella di sotto. Quindi ho due permanenze e due cambi di segno. Ora, senza saper né leggere né scrivere, se ho una simmetria quadrantale, per avere due a radice a parte della positiva e due a parte della negativa, qual è l'unica di queste condizioni che me lo può dare? O sono radici di questo tipo, complesse e coniugate, sia a destra che a sinistra, o sono reali e coincidenti, due qua e due, diciamo, di qua. Okay? Cioè sono due qui sull'asse reale, non coincidenti, possono anche non essere coincidenti, quindi due sull'asse reale di qua e due di qua. Non posso avere questo caso. Allora, ora non mi ricordo se l'ho anche calcolato. Ecco qua, le radici da qualche parte le ho calcolate. Forse non le ho calcolate, non mi ricordo. Quando ho fatto questi conti qui, questo l'ho moltiplicata per 4 e questo l'ho moltiplicata per 2 per farmi sparire i coefficienti, casomai non mi trovaste con i numeri. Quindi vi stavo dicendo, abbiamo detto il polinomio più 2 l'abbiamo trovato, l'altro polinomio, questo P1, abbiamo detto sarà del tipo S più alfa, perché c'è una sola radice con alfa maggiore di 0, questo lo vedo perché ha diciamo, abbiamo visto qua dalla permanenza.
Visto che questo polinomio ce l'ho, se volessi calcolare alfa, posso prendere questo, lo divido per questo polinomio qua e mi vado a calcolare proprio alfa. Quindi potrei anche risolvere alfa. Non l'ho fatto, però non ce l'ho il risultato. Almeno non lo trovo nella pagina. Okay? Allora, questo quindi è il caso, diciamo, brutto brutto, quando si annulla tutta una riga, però la tecnica di soluzione, diciamo, se voleste poi procedere con lo studio di questo polinomio, se capisco bene, che non è che avete tutte queste fantasie, volete, cioè, nel senso che se io vi chiedo di farlo, mettiamola così, okay, io mi metto un po' molto nei vostri panni, però più se io vi chiedo di farlo, okay, questa è la strada per farlo. Poi, se in futuro ne doveste aver bisogno, meglio ancora. Allora, con questo penso di aver finito con route, almeno per le route relativamente allo studio di stabilità semplice. Poi domani vediamo alcune applicazioni di route in altri contesti, in particolare per lo studio dei sistemi cosiddetti a parametri incerti e altre cose del genere che vedremo poi domani.